Bella ragazzuoli, bentrovati in questo quinto, se non sbaglio, episodio di Biomutant. Quest'oggi, regà, vedrete l'episodio più adrenalinico che ho registrato fino a questo momento. Oggi andremo ad affrontare l'unico inimitabile pachisbuffo, ok? Che sembra una cosa tranquilla, ma vi posso assicurare che è una bestia. E niente, regà, diciamo che il gameplay sta finalmente avendo quella svolta che avrei voluto. Vi lascio subito al gameplay perché avete un bel po' di fight da vedere. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e un commentino. E a presto, ciao boys. Dai, ciao. Ma perché avevi due colpi? Dovevi ricaricare poi? Bel colpo. Hai trovato una sosta zona, approfittane per ripristinare la tua salute. Ok. Una sosta zona. Sapete che cosa non abbiamo utilizzato? Questo. Vabbè, ma... No, non ho salito sulla bomba, sono pirla. Meno male, meno male, meno male. Sono molto forti questi, raga. Urto occulto. Non lo fa. Gerardo si nasconde dietro la colonna. Gerardo, un po' di... Cazzo, pitrozza. Un po' di voglia di partecipare alle cose, Gerardo. Sforaggiali tutti. Oh. Pugni d'acciaio. E vamos. Ah, è vero che con LB mi paro. Penso di non avere, di non essermi mai parato in, da quando gioco. Però va bene. No, 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 zio, no, non era quello che volevo fare. Interagisci. Questo posto irradia quiete. È un luogo di riposo e ristoro. Ok. Quando il giorno diventa notte e viceversa. Cioè, sono nella zona morta adesso. Eh no, non sono nella zona morta perché io respiro. Ok, è vero, è vero. Se fossi nella zona morta avrei l'indicatore dell'ossigeno in alto a destra. Allora, qua è pieno di nemici. Giù, è tutto uno scioppo scioppo. Ma questi qua sono nemici? Direi di sì. Ah, un cecchino. Oh! Quello sta avvelenato tantissimo proprio. Ok. Mi fa piacere perché non gli ho fatto assolutamente niente. Tiezi. Vomitato in faccia a questo, perfetto. Questi si dovrebbero attaccare fra di loro in questo momento. Invece lui attacca a me, ma perché? Pugni d'accia. Urto occulto. Vamos. Urto occulto. Pugni d'accia. Allontaniamoci un po'. Vomito in faccia a questo. Vai zio, combatti per me, ti prego. Tu quanto sei grosso, te la tolgo la vita. Devo fare lo sniper, devo fare lo sniper. Io ti giuro che non puoi continuare a mirare se ti sto prendendo a pugni in faccia. Non è proprio possibile. Allora, aspetta, aspetta, aspetta che ci sto a crepà. Facciamo questo. La cosa bella barra brutta è che tornano indietro. È bella perché ci rende il combattimento più difficile, cioè più facile. Ok. Tu che cazzo sei? Io ti giuro che però se esplodi poi non puoi. Ma... tornano indietro e si ricarica la vita, raga. Questo non, questa non è una bella cosa. Non è una bella cosa perché... Non è una bella cosa. E puoi crepare però, gentilmente, sai. Oh.
Vieni qua, sniper del cacchio. In fiamme. Ok. Nice. Cioè, mi mancano delle risorse fondamentali. Il che è molto strano. Però sono sicuro che riusciremo ad ottenerle pian piano. Dai, let's go. Ma perché non c'ho sempre l'ultimo colpo in canna? Io non lo so. Sforaccali tutti. Oh, cribio. Allora, questo gli vomito in faccia, così poi dovrebbe lottare insieme a me. Questo è lo sniper che vado subito a fare perché... Sforaccali tutti. Veramente fastidioso lo sniper. Mi è rimasta a metà salute. Oh, in cazzo. Allora, mi è rimasta a metà salute, devo usare questo, assolutamente. Beh, vabbè. Ma secondo voi a lui riesco a... a governarlo? No, ok. Sarebbe stato troppo bello. Quando gli entrano i critici... li senti, zio. Ah, è la plastica quel... quell'attributo lì, ho capito. Tieni. Porca tromba, non l'ho presa benissimo. Dai che manca qualche colpo, zio, ti prego. Ok, lui è crepato. Rimangono gli adepti. Allora, cioè io avevo una mossa che... Colgono pochissimo sti fucili, raga. Conviene andare a mani nude. Ora puoi attivare il tuo super kung fu. Per farlo premi LB più RB. Adesso che sono finiti tutti i cosi devo farlo. Allora, attiviamolo qua per esempio. Quando il super kung fu è attivo potrai effettuare attacchi diversi dal solito e più potenti. Ma ricorda, potrai tenerlo attivo solo per un periodo di tempo limitato. Ok. No, vabbè, stupendo. Va con il... vabbè. Già finito? Però è stato divertente, devo dire. Può fare delle robe incredibili. Aia. Ok. Tutto. Delle casse per il Mactron. Bella, Demon. Caviglio scaviglie. Ok. Fondo amico. Perfetto. 2 su 14 del Mactron trovati. Bene, bene. Ok. Abbiamo il giorno appena iniziato, quindi possiamo andare tranquillamente verso il Pachisbuffo. Non ci possiamo lanciare da qua, molto evidentemente. Dobbiamo cercare un'altra strada. È tutto così vivace durante il giorno. Dai, se ti piace, sì. Il problema, yeah, è... io devo raggiungere quel ponte lì. Devo raggiungere quel nonte. Mi sa di sì. Eh sì, per forza, è l'unica via per arrivare fino là. Ok. I punti di... no, 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 meno male. I punti di livellamento... Hai trovato il bionucleo 8C. Queste torri sono uno dei motivi per cui il mondo che fu... è finito a testa in giù. Una filastrocca. Scendiamo da sta roba. Ah, sì, qua ci siamo già passati. Qua ci siamo già passati, ma comunque non è mia intenzione fare sta roba. Anzi, fuggiamo. Dimmi che non muoio. Dimmi che non muoio, please.
no, 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 no. Ok. Questo coso l'ho già sbloccato, evidente. Che cazzo sono? Che cosa sei? Sei tipo una formica gigante. No, non va bene quello che fai. Non gli tolgo niente, raga. Pugni d'acciaio. Vintiamogli in faccia, così magari una si agra le altre. Aia. No, m'ha tolto! Quanto m'ha tolto! Ok, stanno combattendo anche fra di loro. No, sono tornati indietro e gli si ricarica la vita. Vabbè, allora vai a cagare, sai che c'è? Io vado. C'ho altro a cui pensare, amiche mie formiche. Zona ipo... Potresti ritrovarti con un mal di testa. Ma questa qua dovrebbe essere la zona morta, no? Porca puttella! Ma mi puoi arrivare in faccia? In partenza! Vamos! Oh, lo sciogliamo però così, Carica, carica! Ok. Allora, il ponte distrutto dovrebbe essere precisamente questo qua, in teoria. Non le posso ciucciare queste, va bene. Allora, da qua dite che riusciamo tipo a fare. Sì. Ecco, da qua sicuro invece no. Cioè sicuro 100% proprio. Infatti mi conviene passare di là a sto punto. Mi faccio danno? No, anzi fa... Io salvo tipo tantissimo prima di andare lì. Salva partita, sovrascrivi. Nice. Nicky, per fare salti lunghi col Mectron salta e poi premi il tasto della schivata. Vabbè, ma tu sì. Bro, ma io ti amo. Ma io come farei senza di te, scusami Luca? Non so, non penso che potrei farcela senza di te. Ah, si è aperto. Eccolo! Che cosa sei? Che cazzo sei? Ma che cosa sei? Cos'è? Fai veramente schifo, ma fai veramente schifo. Ti voglio bene. Non si scherza con l'appetito di quel Pachisbuff. Meglio farlo fuori in fretta, prima che divori il mondo. Ci provo, sai com'è. Non è proprio piccolino, ecco. Dai che gli entrano i critici, dai che gli entrano i critici. Non ti incazzare, zio. Ok. Si ritira? Io questo non lo posso fare. Mi lancia le cose. Ma come... come ti comporti, fa ti sbuffo? Come ti atteggi? Io ovviamente da qua non gli posso fare niente. A parte schivare... le pietre che mi lancia in testa. Ok, è sceso. Adesso me lo dà infinito. Quindi io non la... non gliel'ho lanciato, Non ho capito. Gli stavo pestando la lingua. Il fucking sbuffo si sta scatenando. Serve una prestazione più elettrizzante. No, mi dissocio dalla tua prestazione elettrizzante. Io non voglio. Andava benissimo così. Sta scassando tutti i palazzi in testa. Ok. Per fortuna riesco a evitarlo, perché è molto lento lo zio. Chiaramente, essendo grosso come l'Empire State Building. Ok. No! Rimangio quello che ho detto, Adesso mi lancia di nuovo le pietre. Io da qua non posso prenderlo. Devo capire se ho fatto una cagata prima o gliel'ho lanciati effettivamente
quei proiettili strani, che poi in realtà sono delle volpi, però... Ok, sì, dai. Sì, c'hai una mira un po' brutta, eh. Tu sei gigante bestia. Lui è gigante bestia, raga. Sta aprendo la bocca. Sì, glielo lanciati, glielo lanciati. Non so in che modo, ma... Nice. Ho un brutto presentimento. Di quelli che vanno giù fino allo stomaco. Si comincia con un morso e si finisce con un bel tuffo nel canale intestinale. Ma perché, raga, sta roba? Un po' troppo vicino al capolinea. Ti conviene un'evacuazione perfetta. Ma l'unico modo mangiato per proseguire e ci ha cagato. Tornare dentro. Dal culo. Sei veramente sicuro di questa cosa? Sono morto. Devo sparare a ste robe un o devo... Un po' troppo vicino al capolinea. Ti conviene puntare in alto se non vuoi scoprire dove... Meglio sputati fuori che scaricati come spazzatura. Ma in ogni caso siamo nel suo culo. Non mi piace. Che razza di schiantoverme. Mai visti di così grossi. La vera bellezza è quella interiore. Quella bubola sembra in difficoltà. Questo è il corazon. Finiscila. Aspetta, aspetta. Ok. Ci siamo curati. Resisti, 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 zio, resisti. No, 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 no. Ok. No, 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 son babbo. Vai. Devo fare attenzione, ecco. Adesso lui sta scaricando, però non da questo condotto, va bene. Tanto dal culo che gli si arriva al cuore, è stupenda sta roba. No, ma perché tutte le volte? Passiamo alla destra, magari saremo più fortunati. La bubola sta pompando a metà della potenza. Sai cosa fare? Io non capisco perché mi butta giù. Dai, corri, 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 corri. Ah, forse mi vado a infilare qua dentro. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe finita con uno sbuffo del genere? Non poteva andare meglio di così. Let's go. Te lo stai portando dietro, zio? È un po' grosso per portarlo dietro. Ah no, perché quello ci si è sfondato. Ok, perché ce l'ha mangiato, giustamente. Stupenzo, stupenzo. Veramente carino. Non ho capito come dal culo gli siamo arrivati al cuore, però... Ti ringrazia per aver sistemato il primo mangiamondo. È un inizio. Ma figurati, zio. Dovresti fare visita obsoleto e scoprire qualcosa sulla macchina che lui chiama Arca. Obsoleto dubita delle tue intenzioni, ma ha bisogno del tuo aiuto. E il Sifu è certo che ti dirà tutto ciò che vuoi sapere. Spera che tu sappia dove trovare Obsoleto ormai. È sempre stato ai piedi dell'albero, non si è mai mosso da lì. Lo so, l'ho già incontrato, quindi... Ok, perfetto. Nice, comunque ci siamo riusciti frustrati. Cioè, frustrati no, perché ci siamo morti quando ci ha mangiato e poi cacato. Però, quasi frustrati. Trova il nono. Cos'è il nono? Andiamo a fare questa missioncina secondo me. Si farà presto qua dietro. Buio. Abbiamo un po' di punti, ma io quelli lì me li tengo, raga, me li tengo. Ciao. Io non capisco sti quando si fa la scuola. Cioè, zio, non è possibile che ti fai esplodere e poi ritorni in piedi, capito? Non è veramente possibile. Guarda che gli si carica la vita, che odio. Ti è rimasta metà salute. Non lo prendo. Dai che ti sei buggato tu, quel cavolo di crinale.
Quanto ti odio. Cosa ho fatto? Ok, lui è crepato. Buono, buono. Oh, canzo. È tutto così vivace durante il giorno. Diciamo che è vivace, sì. Devo fare prima questo che vola, raga. Balle, nottero. Oh, mi hai rotto veramente tre quarti, zio. Adesso ti parcheggio io. Vieni qua. Ah, ma queste qua sono torrette. Queste qua sono le torrette. Mamma mia quanto ti odio. Guarda che ritorna indietro, gli si ricarica la vita. Gli si ricarica la vita, sono un babbo. Mi è rimasta metà salute. Lo so, sì, lo so. Aiuto. Ok. Allora, a noi due. Bro, che cazzo hai fatto? Ma ancora questo qua. Ma io sto qua, lo odio tutto me stesso. Mannaggia. Sforacchiali tutti. È brutto che questo qua non può essere neanche controllato. Ecco. Sforacchiali tutti. Puoi crepare, zio. Oh, a noi due, bomber. Vieni qua. Mi sei piaciuto. Ah, tu sei un mangiafuoco. Professionista. Vieni qua, zio. No, no, stavo scherzando. Beh, non dovevo farlo, non dovevo farlo. Video. No, zio, con calma. Mangia il fuoco. Ok, nice. Interagiamo. Qua anche si può interagire. Devo trovare delle cose qua. Bottino superbo. Quindi qua in teoria ci dovrebbero essere dei bottini per l'appunto. Ok, allora qua c'è qualcosa. Bello. Questo qua serve un potenziamento per le armi. Quello è un razio monitor dei giorni andati. Questa maschera multitubulare. Un aggeggio per videoblippare. Non mi stupirebbe scoprire che funziona ancora. Per videoblippare. Devi collegare gli alimentacavi per accendere il razio monitor. Strano. Fatto. Ok. Il potere della mente sulla materia, del programma sullo strumento. Ah, buono. La serenità è la chiave del successo. Ma che cosa è servito fare sta roba? Io non ho capito onestamente. Forse ho attivato qualcosa. Trova i nono. Ok. Bene. Un po' di legno rottami tutti per te. Cosa sono i nono, raga? Forza, acciuffalo. Ah, i nono sono quelle bestioline lì. Forse devo salire su. Non mi dire che cadi. Ok, bravo. Sì, devo passare di qua, perfetto. Bene, nice. Interagiamo. Queste qua sono radici dell'albero della vita.
No, missione secondaria, ritorno alle radici. Ah, ok, ho trovato una su quattro radici. Perfetto, quindi i nono servono per in qualche modo stabilizzare le radici dell'albero della vita. Beh, io direi che possiamo andare a sbloccare questo accampamento. Che ne dite, raga? Tanto siamo qua vicini. Let's go. Mi è entrato un coleottero nell'occhio, aspetta. Ok. Vieni, Gerardo. Dove sei, bellissimo amico mio? Mamma mia, che classe. Let's go. Io devo entrare da qua? Ma lui è con me o contro di me? Scopriamo subito. Dice che aspettavano che li aiutassi a conquistare l'avamposto. Di che difese dispongono? Ciao Kami, bella sister. Non ho Ha esplorato capito. questo posto mentre aspettava e ti consiglia di dare un'occhiata a ciò che ha trovato prima di entrare. Dice che gli esploratori hanno individuato un nido di falene vicino all'avamposto. Se lo distruggi, le falene dovrebbero infestarlo in cerca di una nuova casa. Le falene che infestano. Ok. L'idea è quella. Se tutto andrà come previsto, le falene se ne andranno ronzanti a provocare un bel tumulto. Nuova missione principale, il nido di falene. Va bene, quindi c'è. Allora, il piano di questi due è eliminare un nido di falene affinché le falene poi vadano a. Cioè, le falene non ammazzano le persone, però.